Bene, grazie. Io chiedo subito venia per la mia voce molto bassa e anche scusatemi se ogni tanto farò qualche colpo di tosse, però non ho potuto farci niente. Ecco, la mia sarà una chiacchierata, e lo vedete dal titolo, Il corallo prima e dopo Darwin, soprattutto riguardante più che il corallo, la conoscenza del corallo, perché capita ancora adesso chi si occupa un pochino. Di particolari gruppi di animali o di vegetali e che ha un attimo di attenzione con il passato, con la memoria e che non si ferma soltanto a dire che cosa si sapeva nel passato di questo o di quest'altro, no? E molto spesso, in effetti, facendo le ricerche, andando a rivedere i testi di autori anche molto antichi, anche in epoche scientifiche molto, molto lontane da noi possiamo partire con Aristotele, nel campo della scientificità, prima è difficile definirla. Ecco, vede, si accorge di cose che, per esempio, stupiscono perché dico guarda, si sapeva già allora, oppure di cose, ma guarda quanto tempo ci hanno messo a capire che si trattava di questo piuttosto di quest'altro. E in effetti il corallo è conosciuto dall'uomo da tempo direi immemorabile, tant'è che negli scavi archeologici di 10.000 anni fa, in tutto l'arco del Mediterraneo, si trovano oggetti di corallo, tutti lo sanno, non soltanto ornamenti, ma anche scudi, eccetera, eccetera. E gli autori antichi che hanno parlato del corallo sono innumerevoli, certo non mi basterebbe il tempo che ho a disposizione neanche per trattarne soltanto una parte. Basta pensare soltanto che il corallo veniva creduto, cioè era pensato nell'antichità, quindi parlo nel periodo greco, come un minerale, come una pietra. Infatti, effettivamente non è difficile pensare a questa somiglianza. Qui avete un banco di corallo e qui, se noi vediamo dei minerali di quarzo con varie forme, eccetera, eccetera, li richiamano abbastanza da vicino. Qui è un'immagine. Quindi, si capisce molto bene che fosse facile attribuire questo carattere di pietra al corallo. Inoltre, al corallo venivano attribuiti anche dei significati, dei poteri assolutamente fantasiosi per certi aspetti. Basta pensare che per Orfeo il corallo guariva i morsi degli scorpioni e dei serpenti e allora si diceva che fermasse per esempio le emorragie, che tenesse lontano i fulmini, mettevano coralli al collo dei bambini per allontanare il malocchio. E tantissime altre credenze. D'altra parte, poi il corallo anche nel mondo, diciamo, arabo viene ad essere interpretato proprio per quel colore così rosso, che da sempre ha attirato l'immaginario dell'uomo. A lui venivano attribuiti proprio nel mondo arabo dei significati collegati al profeta Maometto. D'altra parte gli viene anche attribuito un significato di bellezza. D'altra parte l'etimologia di corallo è proprio quella di ornamento del mare, koi ros alos, no? O più o meno così come si dice. Ecco, tant'è che nel paradiso le vergini del Corano sono paragonate a coralli e rubini. Nella tradizione celtica e in quella cristiana si ritrova con tante e tante interpretazioni. La più intrigante, direi, è legata alla mitologia greca. Il corallo viene pensato da tempi antichissimi, diciamo, nelle leggende mitologiche, come un derivato dal sangue della testa di Medusa. Medusa, tutti ricorderanno, questa per esempio ritorna anche nei dipinti di pittori famosi, è la famosa Medusa del Caravaggio, qui abbiamo quella di Rubens. E comunque dicevo che la mitologia appunto lega alla storia di Medusa, questa gorgone che era stata condannata per maledizione divina mentre guardava negli occhi una persona a pietrificarla, a una certa analogia con quella che era la natura, come veniva sentita in tempi antichi, del corallo stesso.
Qui abbiamo per esempio un bel dipinto del Cinquecento di Vasari, dove effettivamente vedete, sapete se ricordate la leggenda, Perseo deve per guadagnare la liberazione di Andromeda uccidere la Medusa e dalla testa precisa della Medusa, come si può vedere in questo ingrandimento che non è tanto limpido, ma comunque spero che riusciate a vederlo, sgorga il sangue che al contatto con l'acqua marina diventa il corallo. Questo corallo, questa strana sostanza del mare, questa pietra, questa pianta pietrosa, tant'è che Ovidio, nelle sue Metamorfosi, ne parla e la descrive proprio così, sulla base della esperienza che i corallari, che sapete la pesca del corallo si faceva da tempo immemorabile, avevano sulla natura molto più molle nell'acqua e l'indurimento a terra, a contatto con l'aria, lui ne parla proprio così: i coralli al contatto hanno la stessa natura, riferendosi alla pietrificazione della Medusa, prendono durezza dall'aria e le verghe che sono nel mare sassi diventano quando si sporgono fuori dalle onde. E questa in effetti è una credenza che è stata molto dura a morire nel tempo, e da Plinio il Vecchio, diciamo, che descrive anche i luoghi di pesca del corallo in tutto il Mediterraneo e parla, riportando le credenze di allora sulla natura di questa strana pianta pietrosa, arriviamo veramente a tempi più vicini ai nostri. D'altra parte dobbiamo anche ricordare che è stato trovato al largo di Marsiglia un reperto di archeologia subacquea che è molto, sì, in questi ultimi anni c'è molta attenzione per queste cose, che dimostra che già 6.000 anni fa si faceva la pesca del corallo, addirittura con una strumentazione che hanno un po' in parte ricostruita, la cosa è un po' ovviamente subiudice, una specie di croce di ferro, eccetera, eccetera, che ricorda in parte quello che sarà. Questa è un'immagine che vi fa vedere la pesca del corallo nell'Ottocento con questo strano strumento, questa crociera, e che sarà il cosiddetto ingegno o ordigno, o il termine era dei più vari, che verrà usato anche fino a tutto l'Ottocento. Quando Anton Dorn nel Baia di Napoli fa le sue pescate, usa l'ingegno, Giovanni Canestrini, di cui parleremo tra poco, pesca nel Mar di Sciacca con l'ingegno. Corallo che vive ad una certa profondità, non effettiva, solitamente più in luoghi riparati lungo le scarpate, diciamo, di cave subacquee, quindi hanno bisogno di essere strappati e poi raccolti da queste reti. Che cos'è in definitiva allora il corallo, e perché questa credenza, questa attribuzione della sua vera natura fu abbastanza ritardata nel tempo e nei secoli? Oggi tutti sanno che il corallo, quello pietroso che si raccoglie, non è altro che l'involucro prodotto appunto da questi piccoli polipi, i quali hanno appartengono al filum dei celenterati o cnidari, come si dice oggi, eccetera, hanno un'età antichissima, sono gli abitatori primordiali dei mari in tempi assolutamente lontani, hanno una struttura abbastanza semplice, questa cavità cosiddetta celenteron, che dà il nome appunto al filum, e questa serie di tentacoli, e sono proprio questi che fuoriuscendo, agitandosi, riescono ad attirare il nutrimento che entra nella cavità, e sono quelli che hanno consentito appunto di vedere o di attribuire una qualche natura di fiore, proprio perché di fiori sembra che si tratti quando sono nel loro ambiente naturale. Comunque oggi si sa che i coralli, almeno i coralli, quelli che vivono nell'ambiente, come si dice, eufotico, cioè fin dove arriva la luce, hanno delle alghe simbiontiche, che sono le zooxantelle, qui abbiamo una immagine al microscopio ottico, e quindi da qui la necessità di vita per questi coralli nell'ambito della zona a luminosità, diciamo, bassa,
però sempre con una quantità di luce che consente la fotosintesi, e questi hanno appunto la capacità di fotosintetizzare, quindi di produrre sostanza organica che viene fornita al corallo stesso, ed è per questo che i coralli xantellati, come si dice, crescono più velocemente di quelli che non ce li hanno. Non tutti ovviamente ce li hanno, non parliamo poi dei coralli del buio, di cui vi parlerà Taviani nel prossimo intervento, fra due, adesso non mi ricordo, dove ovviamente le xantelle non possono esistere, perché profondità, i cosiddetti cold water corals, certo non vivono a profondità compatibili con la fotosintesi. Si sa anche che in particolari condizioni di stress questi polipi rilasciano le zooxantelle, e quindi con un danno, diciamo, alla crescita e così via. Comunque questi sono argomenti che certo ai tempi che abbiamo lasciato da poco, no? Cioè quelli dei secoli scorsi non erano conosciute, sono ovviamente cognizioni che appartengono ai nostri tempi. E questi sono i coralli del buio, appunto, di cui vi parlavo. Fino a tutto 600, quindi, diremo che il paradigma, se così si può dire, dominante, era il corallo è una pianta pietrosa, tenera nell'acqua, nella sua parte apicale, e che si indurisce una volta che fuoriesce all'aria. D'altra parte, basta vedere questi coralli emersi, cioè no emersi, nell'acqua, nel loro ambiente naturale, come questi fiori delicati, di colori più variabili, eccetera, eccetera, suggeriscono senza ombra di dubbio il significato di una pianta. Non si fa fatica a pensare, nell'assenza di una documentazione che è venuta ovviamente molto più tardi, che questa fosse una pianta. Siamo, dunque, per tutto il 600, dicevo, si crede, la maggior parte dei naturalisti che se ne occupa ritengono che si tratti effettivamente di una pianta. C'è qualche voce che già nel 600 si leva contraria a questa interpretazione della natura del corallo. Tra questi ricordiamo il naturalista Paolo Boccone, un napoletano che tra l'altro è anche citato nel lavoro lavoro che fece Thomas Huxley. E uno, ogni tanto, quando capita di vedere nei testi di questi personaggi inglesi, nordamericani, eccetera, citato un italiano, fa anche abbastanza piacere. Purtroppo noi nel 700-800 soffriamo del fatto che non sempre i lavori dei nostri autori sono scritti in una lingua diversa dall'italiano, e quindi con una scarsa visibilità, e quindi soltanto quelli che sono stati tradotti in francese, come vedremo, hanno avuto una diffusione ben più ampia. Comunque Paolo Boccone, dicevo, già nel 600 diceva: non possono essere delle piante perché non hanno radici, come si alimentano, non hanno foglie, che razza di pianta è? Ma del rivero, già proprio i primissimi anni del 700 c'era già la spiegazione di un Thurn Fort, per esempio, che dice che l'alimentazione avviene attraverso il limo del sedimento, e insomma si arrampicava un po' sugli specchi. Certo è che questa diatriba dura, direi, per tanti decenni del 700, e devo dire che il libro, questo Trattato sul mare di Luigi Ferdinando Marsigli, o Marsigli come si dice oggi, bolognese, che viene pubblicato nel 1725 ad Amsterdam, l'Histoire physique de la mer, scritto in francese, ha una grande diffusione, e Marsigli è proprio una Bibbia, diciamo, in questi decenni per tutti i naturalisti. Marsigli è un militare di carriera, naturalista per vocazione, e lui si occupa nel suo lavoro abbastanza approfonditamente del corallo, che descrive, e ne parla dell'etimologia, parla del tarlo del corallo, questi vermi che mangiavano alla base i rametti del corallo, però decisamente nella tradizione della sua vegetalità i fiori del corallo per Marsigli sono indiscutibili. Questi sono i coralli che sono conservati a Palazzo Poggi, sono proprio quelli del Marsigli, per cui sono belli. Ecco. Dobbiamo ad un marsigliese
John André Pessonel, la prima decisa e consapevole affermazione dell'animalità del corallo. Questo personaggio lavorava nelle coste marsigliese, successivamente andò nelle coste africane e lui fece degli studi, poi anche raccolse i coralli, li osservò in acquario, li osservò a lungo e queste sono proprio le sue parole, e dice: io feci fiorire il corallo in vasi pieni d'acqua marina e osservai che questa pretesa pianta marina altro non è che un insetto simile a una piccola ortica di mare. Adesso qui devo spiegare alcune cose perché voi sarete un momentino spiazzati di fronte a questa, all'uso dell'insetto per questa. Siamo nel 1725, il sistema Natura di Linneo, la prima edizione è nel 1735, ma il codice di nomenclatura zoologica parte dalla decima edizione, quindi siamo, diciamo, in epoca pre-linneiana. E troveremo molto frequentemente delle attribuzioni di termini che non sono quelle proprie, no? Certo non è un insetto il polipo, no? E anche quando dice simile a una piccola ortica di mare allude a, per esempio, alle piccole meduse, le chiamavano così, le chiama così anche lo Spallanzani, come vedremo, piccole ortica di mare, perché proprio è urticante, no? Cnidari, d'altra parte i cnidoplasti sono quelli, blasti che sono quelli che bruciano. E però lui dice, guardandola bene, l'ortica distende i piedi e forma ciò che il Marsilio ed io avevamo scambiato coi petali di un fiore. Questa sua osservazione lui la presenta in quello stesso anno, nel 1725, all'Accademia delle Scienze di Parigi. Però il potente accademico Romour, René Antoine Romour, gli impedisce di pubblicarla. D'altra parte la storia della scienza è costellata da fatti del genere. Le novità non sono mai accolte, soprattutto quando sono, chiamiamole tra virgolette, rivoluzionarie, non sono accolte al primo momento, non è così facile. E qui abbiamo un potente accademico contro un ricercatore agli inizi, se così si può dire, no? C'è da dire che però lo stesso Romour si ricrederà nel 1734, anche lui usa questo termine insetti, e renderà un po' di, come si dice, di credito alla interpretazione, sempre molto cauto comunque. Ecco. Il fatto importante è che il ghiaccio è rotto, cioè effettivamente dalla presentazione del Pessonel si danno origine a una serie di ricerche, molte persone cominciano ad occuparsene, e devo dire che dopo questa epoca qua i naturalisti che sostengono l'animalità del corallo sono forse di più di quelli che invece continuano a restare attaccati alla sua vegetalità. Ricorderò un personaggio che è dell'area veneta, Vitaliano Donati, il quale è famoso per aver pubblicato, lo vedete qui, un volume della storia naturale marina dell'Adriatico nel 1725, nel 1750, scusate, che è considerato una pietra miliare nella storia, direi senza problemi, della biologia marina. Lui anticipa tantissimi concetti che saranno poi successivamente avvalorati dagli ecologi e così via, e lui abbraccia in maniera incontrovertibile la natura, l'ipotesi, la consapevolezza della natura animale del corallo, tant'è che lui lo descrive dedicandogli parecchie pagine nella sua struttura, parla anche lui dei tarli del corallo, si rifà a quello che il Marsigli diceva per sconfessarlo e così via. E tra gli altri ricorderemo anche un altro grande personaggio che è un po' qualche decennio più tardi, il quale, lo vedete, è Lazzaro Spallanzani. Sicuramente tutti conoscerete questo personaggio, che tra l'altro è un grande biologo naturalista, conosciuto anche questo in giro per il mondo molto di più di tanti altri.
Lazzaro Spallanzani nel suo Viaggio alle Due Sicilie, che è un bellissimo lavoro che si legge con una grandissima, con un grandissimo piacere, e il nome stesso, Alle Due Sicilie, vi fa capire che è un diario di quella che è stata la sua spedizione nel sud d'Italia, allora periodo borbonico, si chiamavano Le Due Sicilie. E lui si occupa nel capitolo 39esimo di questo, direi ameno e piacevole libro, opera che si legge veramente con molto piacere. Adesso è stato pubblicato ad opera delle edizioni spallanzaniane, tutta la parte, il commenti alla parte geologica, sta per essere pubblicata quella per la parte, diciamo, biologica. Ecco, si occupa della, questo è proprio il termine che lui usa, pescagione del corallo che farsi nello stretto di Messina. Spallanzani aderisce in maniera assolutamente completa alla teoria dell'animalità. D'altra parte siamo anche verso la fine del secolo, del Settecento, e tra l'altro dà tutta una serie di notizie. Lui, chi conosce lo Spallanzani, sa che è un personaggio con una curiosità sfrenata, addirittura era un personaggio che si faceva gli esperimenti su se stesso per arrivare a capire, interessato molto di più che alla descrizione, diciamo, morfologica, ma alla fisiologia dei processi. Ha scritto moltissimo sulla digestione, ha scritto sull'origine di tante funzioni vitali e così via. E lui raccoglie dagli autori contemporanei, passati, e soprattutto dall'esperienza dei corallari dello Stretto di Messina, moltissime informazioni sulla profondità alla quale vivono i coralli, sulla velocità di crescita, su quelle che sono le zone in cui crescono di più come orientamento e di meno. E devo dire che lo stesso Darwin cita lo Spallanzani quando parla di quello che lui dice nel suo Viaggio alle Due Sicilie circa il fatto che i corallari di quelle zone, ben consci del fatto che il corallo ha una crescita che non è una crescita velocissima e che per raggiungere le dimensioni di tre piedi, come si diceva allora, che sono la maturità, ci mettono 10 anni, avevano suddiviso in lotti la parte dello Stretto di Messina e si davano come impegno di non pescare per 10 anni in un posto in cui avessero pescato appena pescato. Per cui queste sono notizie che il Darwin riporta proprio citando lo Spallanzani. Scusatemi. E devo dire che sempre in queste, un po' prima dello Spallanzani, diciamo verso la fine del Settecento, c'è anche chi, pur nella grandezza di tante altre sue formulazioni, invece rimane attaccato alla credenza della sua vegetalità. Tra questi c'è, io forse parlo di personaggi che non sono così noti, tra l'altro siamo nell'area veneta, ma sicuramente Giuseppe Olivi, con la sua Zoologia Adriatica, pubblicata nel 1792, è un personaggio che chi si occupa di biologia marina conosce molto bene. I suoi lavori sulla biometria degli animali, sull'accrescimento che risponde a dei criteri geometrici, sono estremamente importanti. Nonostante questo, Giuseppe Olivi aderisce, e lo dice molto chiaramente, alla concezione della vegetalità nella linea, nella scuola del Marsili. Sì. Quando Darwin pubblica il suo The Structure and Distribution of Coral Reefs nel 1842, ormai del corallo si sa tutto, non c'è più nessuno ovviamente che mette in discussione l'animalità, si sanno moltissime cose. La seconda edizione di questo lavoro, parecchi anni più tardi, nel frattempo, nel 1872, era stata pubblicata un'opera del geologo nordamericano James Dana, in cui Dana critica in parte, eccetera, eccetera, e nella seconda edizione il Darwin
prende in considerazione anche queste osservazioni e queste. Devo dire che Darwin non è che si occupi dei polipi, cioè non è che sia interessato alla struttura del corallo o altre cose. Lui stesso nella prefazione lo dice, io non sono molto più interessato a descrivere la distribuzione delle barriere coralline oppure a occuparmi del fatto che in certe zone ci siano, in altre non ci sono. E la cosa che è affascinante, proprio a detta sua, è qualsiasi naturalista si stupisce come questi piccoli animali insignificanti, lo dice lui, diafani, possano fare una costruzione di barriere solide di quelle dimensioni. Ecco. Scusatemi. Ecco, naturalmente è l'origine dei banchi di corallo, l'argomento che Darwin predilige e che svolge. E allora era molto discussa, in parte avete già sentito dagli autori che mi hanno preceduto, e nel lavoro del Darwin troverà, per i tempi di allora, una spiegazione che è semplice e plausibile nella sua entità, insomma, cioè l'abbassamento del fondo del mare combinato appunto con la tendenza di questi polipi di avvicinarsi alla superficie perché devono in qualche modo essere a contatto con una luce che li fa in parte crescere, e con l'azione dei marosi che favoriscono il loro sviluppo. Ecco, centrerei un attimo l'attenzione su questo. Quando il Marsigli parla dei coralli, afferma una cosa completamente diversa da questa, cioè in realtà pensava che il mare agitato o l'azione dei marosi piuttosto intensa fosse una cosa che contrastava la crescita del corallo. Invece Spallanzani ne è consapevole, e vedremo anche chi seguirà il Canestrini ne parlerà in altra sede, e invece è proprio l'azione dei marosi piuttosto intensa che favorisce lo sviluppo, proprio perché l'apporto di alimento è favorito da una agitazione più intensa. Questa è l'immagine che avrete visto anche già nel coso, non importa. Ecco, ovviamente Darwin dà anche una sua interpretazione sulla distribuzione dei banchi corallini intorno al mondo, intorno agli oceani, ponendo risalto soprattutto al fattore termico. In realtà forse non pone, come alcuni critici gli avevano fatto delle critiche appunto, un'attenzione ai fenomeni vulcanici e così via, però non voglio addentrarmi più di tanto in questa argomentazione che sarà oggetto, sì, grazie. Ecco, oggi sappiamo per esempio, dunque, i coralli hanno bisogno di un substrato duro per crescere, perché il polipo si deve attaccare in uno substrato. Oggi sappiamo che ci sono dei vermi e unicidi, i quali recentemente sono usciti dei lavori, è uscito un lavoro nel 2002, adesso non mi ricordo se fosse il 2002-2001, su Nature proprio, in cui in laboratorio, quindi in vasche, avevano osservato proprio l'azione al buio di questi vermi unicidi che staccano pezzettini di corallo e che poi servono per appiccicarseli e farsi la tana, cementandoli con una sostanza sierosa. Quindi questo potrebbe spiegare in un certo senso come mai anche su fondali non duri, quindi su fondali sabbiosi, ci possa essere stato il primo nucleo, lo zoccolo duro, se così si può dire, per consentire la crescita di coralli che alla fine hanno bisogno di un substrato duro per crescere. Queste sono ovviamente cose che Darwin non poteva conoscere nella sua interpretazione. Del corallo si occupa, dopo Darwin, si occupa un personaggio che forse non è noto ai più, anche se è stato un grande personaggio, più noto forse nell'area triveneta, Giovanni Canestrini. Forse la maggior parte di chi lo conosce soprattutto per il diffusore della teoria darwiniana in Italia.
Ma lui ha avuto anche un grande merito di aver tradotto in italiano la maggior parte delle opere di Darwin e traduce anche, no, questo è il lavoro suo, e traduce anche nel 1888, quindi dopo aver fatto il suo lavoro, e traduce dalla seconda edizione probabilmente, eccetera, anche il lavoro del Canestrini. Questo personaggio fu mandato per incarico del Ministero dell'Agricoltura e della Pesca di allora, eccetera, eccetera, a fare un'esplorazione nel Mar di Sciacca, tra la costa siciliana e l'isola di Pantelleria, perché lì erano stati segnalati all'inizio degli anni 80 dell'Ottocento, erano stati segnalati dei banchi corallini, e d'altra parte in quel periodo c'era un grande interesse, c'era un'industria lavorativa collegata a questo, soprattutto nel sud Italia. Lui va, fa questa spedizione insieme al fratello Riccardo Canestrini, ma la cosa interessante che emerge da queste loro ricerche è che quando tirano su gli ingegni, cioè gli strumenti che servono per appunto raccogliere il corallo, la maggior parte del corallo che tirano su in quella sede, in quel tratto di mare, è morto. Siamo nel 1881 quando si fanno queste esplorazioni, e il Canestrini, che era un biologo a tutto tondo, cioè era molto esperto di tante cose, oltre eccetera, mette in relazione questo fatto di trovare il corallo morto con un episodio che era avvenuto una cinquantina d'anni fa, di origine vulcanica, che forse molti di voi conoscono. In quel tratto di mare tra l'isola di Pantelleria e la costa siciliana era avvenuta, per una grossa eruzione vulcanica, l'emersione della famosa isola, che ebbe 12 nomi perché se ne appropriarono gli inglesi, i francesi, gli spagnoli, la chiamarono Giulia, la chiamarono in un sacco di altri nomi, e poi alla fine Gemellaro decise di dedicarla a Ferdinando di Borbone, e si chiamò Isola Ferdinandea. Isola ballerina, isola che visse 3 mesi, nacque in luglio e a dicembre era già risommersa. Recentemente, in seguito a altri episodi vulcanici, l'isola era arrivata, chiamiamola l'isola, il vulcano era arrivata a una superficie di 70 metri sotto il livello del mare, e si diceva, e se riemerge, è degli inglesi o è degli italiani? Probabilmente avrete seguito qualche anno fa questa disputa, eccetera, l'isola Ferdinandea. Ecco, e quindi il Canestrini riafferma quello che già lo Spallanzani aveva detto, quello che Darwin aveva riaffermato, che la torbidità, l'eccessiva quantità di sedimento che copre è perniciosa e impedisce la crescita di. Dopo 50 anni non era cresciuto a sufficienza i banchi di coralli che erano stati segnalati in precedenza, molti erano morti, ancora morti, eccetera. E questo in effetti ci porta, e finisco con questo, alla memoria, un fatto recentissimo relativo allo tsunami del dicembre del 2004 e alla distruzione di chilometri e chilometri di barriera corallina. E certo, quello che si diceva nell'immediato dopo tsunami sul fatto, ma no, non c'è da preoccuparsi perché il corallo fra 5 anni ricresce, eccetera, se visto alla luce, ovviamente il corallo ha un suo ritmo di crescita, e chi meglio di me probabilmente conosce anche questo, se dopo 50 anni in certe condizioni, evidentemente di ripetuti movimenti tellurici, di ripetuti cosi sismici, eccetera, eccetera, e il corallo non era cresciuto, ci lascia un momentino da riflettere. Questa è un'altra immagine che viene da dopo il tsunami, recentissima. Ecco, io ho finito questa mia carrellata, vi ringrazio per la pazienza che avete avuto.